Allora, mi sono sistemato. Mi sono messo anche la giacchetta perché fa freddino. Un po' fresco, ragazzi, fa freddo. No. Ma com'è? Novembre. È estate, no? E che cosa può fare l'estate se non molto, molto freddo? Esattamente come succede ogni anno al Miami, alla fin fine. Lo stavamo dicendo un po' a tutti quelli che sono passati da qui. Però, insomma, stiamo cercando di tenere duro e ascoltare un po' tutti e passare da ogni palco. E noi, Denise, siamo qui con chi? No, io mi voglio un attimo vantare. Eccala. Allora, perché io ieri non c'ero. È vero, stavo a casa, c'ero io. A piangere disperata per non essere al Miami. Sì, sì. E voi non siete riusciti a recuperare questo gruppo che invece io, con la mia rinomata faccia come il culo. Sì, dirlo, sì, lo puoi dire. Sono da lì, ho picchiettato sulla spalla. Senti, scusa, vieni un attimo a fare due chiacchiere con noi. Devo dire, è vero, è stata veramente brava, veloce. Guarda, infatti zac. Sei qui. Professionale. Sì, vi ho preso con la forza. E quindi abbiamo qui con noi gli Amari. Oh, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Benvenuti, io sono veramente felicissima perché dicevo prima, insomma, di cominciare l'intervista che sono un po' di anni che io vengo ai vostri concerti, che siamo tutti un po' più vecchi rispetto a... Speravo che questa fosse la parte che avresti... Parla per te. Io lo sono perché è veramente una persona orribile. Ma noi suoniamo la musica. No, però devo dire che voi siete rimasti uguali a quando io venivo a sentirvi un bel po' di anni fa. Abbiamo solo delle barbe finte. È verissimo. Allora, Amari, secondo me non avete molto bisogno di presentazione, almeno per le persone che sono Miami, ma anche per Poliradio, perché se non una radio, insomma, di questo genere qui non avete bisogno. Però, insomma, c'è qualcuno magari che è troppo piccolo per conoscervi, è nato nel 98, che ne so, ci sta ascoltando. Quanti anni hai? Esiste 98? La gente nata nel 98, pensa, guarda. È pazzesco. Lasciami stare. Quindi, chi sono gli Amari brevemente? Una domanda difficilissima. Infatti rispondi tu. No, rispondi proprio tu. Sembravi così ferrata fino un attimo fa. Beh, cioè, ma mica poi... posso parlare solo io, basta. Cioè, hai ragione. Hai visto qualcosa pure voi. Allora, gli Amari sono una banda di ex giovincelli, direi, almeno per oggi. Più contenuti. Giovincelli contemporanei. Non è un contenuto. Che fanno della simpatica musica pop moderna. Da parecchi anni si divertono a fare questa cosa e ieri hanno avuto per la terza volta il piacere e l'onore di suonare al Miami. E appunto, quindi ieri avete suonato, io purtroppo, ripeto, non c'ero, ho letto un po' in giro che lo show è stato molto molto figo, che c'è stato anche Darjan, ma ne parleremo dopo, quindi confermo. Lo sa. Quindi, com'è stato questo terzo Miami? Come l'avete trovato? Beh, la gente, è stato molto emozionante. La cosa più che va in sintesi, che ci è arrivata di più, è stata proprio l'emozione del pubblico e di conseguenza anche la nostra emozione. E sarà perché è un bel po' di anni che non suoniamo questa manifestazione, sarà perché anche chi non ci aveva mai sentito ha potuto sentirci, poi è stato bello. E chi ci ha sentito anche come te, magari fin dall'inizio, questa volta era sotto il palco ed erano tante persone che ci avevano sentito anche anni fa, per cui c'è stata un po' questa cosa quasi a marcore, però è stato bello. Poi bello il fatto che comunque al Miami c'è sempre la possibilità di collaborare con altri artisti che ci sono, e qui parte spontanea la domanda sul fatto che alla fin fine siete arrivati e detto: ma abbiamo una sorpresa per voi, è arrivato Darjan che ha suonato, che ha cantato con voi Dovresti Dormire, che è un pezzo che comunque già lui aveva fatto, in cui lui aveva fatto il featuring. Così è nata al momento questa cosa, avevate già preparata? È stato... Chiaramente appunto il fatto che lui avesse già fatto questo pezzo con noi, che nel precedente disco, in Power, era insomma un'ottima occasione, legata anche al fatto che lui era sul nostro stesso palco sarebbe qualche minuto arrivare, dopo, esatto. E quindi abbiamo detto ok, perché non farlo. Ovviamente è stato molto disponibile e così è stato figo. No, poi non l'aveva mai fatto, era bello anche storicizzare questa cosa. Infatti il pubblico ha reagito molto molto bene a questa cosa, è stata una chiusura assolutamente degna del No, ma poi il bello dei festival dovrebbe essere questo, e poi un po' anche il bello del Miami, cioè che si creano delle situazioni o comunque dei momenti di collaborazione tra gli artisti che di solito puoi per vita, vuoi per contingenze che non dipendono poi dalla musica, non succedono, e quindi è bello. E questo infatti succede, è successo anche oggi. Noi siamo stati a sentire Walter Ghost Stranger e è salito sul palco Jonathan Clancy, che suonerà poi più tardi. Insomma, è bello comunque sempre collaborare uno con l'altro. Assolutamente. Però io che sono una malata di Twitter, dovete sapere, prima leggevo, non so se è uno di voi due che gestisce il Twitter Amari. È un computer. No, vabbè. Costosissimo. C'è qualcuno dietro un computer che abbiamo programmato. Non so chi sia. Chissà. E prima però leggevo che qualcuno aveva scritto: ah, ma Darjan che sale sul palco con gli Amari, ecco, questa è la musica italiana al momento. Una cosa del genere. Non ho capito se era con una cosa positiva o negativa. Detto questo computer. Io l'ho letto così, magari era una cosa tranquillissima, io mi sto creando mille
mille cose in testa. Era una cosa tranquillissima? No, era no, un po' polemico. Non era polemico. Si chiedeva se ci fosse un messaggio per il futuro in questa collaborazione, okay. O cioè se c'era diversi, diciamo, livelli di lettura, o fosse semplicemente il divertimento puro nel farlo e basta. E che cosa rispondi io, a questo? Io ho risposto ai posteri l'ardua sentenza, perché comunque lascia aperta qualche porta. Sì, sempre, okay. C'è sempre corrente in casa Mari, non si chiude mai nessuna porta, nessuna finestra. Benissimo. Tutto aperto. E poi voi siete qui, vabbè, bisogna dirlo, anche per promuovere il vostro nuovo disco, che è Chilometri. Esatto. Chilometri con la K. Esatto. Che è una scelta curiosa, perché Non so se si scriva con la CH. Però effettivamente KM è con la K. KM è internazionale. È più internazionale. E poi sul contachilometri della macchina c'è la K. È vero. Almeno sulla mia. Poi non so se la vostra. A livello grafico, nonostante la K non sia mai una cosa. Cioè, è un po'. Non sai, un po' capito. È un po' giovane. Un po' bimbo minchia. Esatto. La K va sempre quel movimento. Però in realtà, in sto caso, cioè a livello proprio grafico, anche la K secondo me funzionava meglio del chilo. Sì, poi se no era CH, erano due lettere in più, cioè non stava. Sì. Beh, io di questo. Capite di cosa stiamo parlando? Certo, ma cioè, mi sembra che. Però vi avevamo avvisato che sarebbe stata un'intervista un po' così, perché non eravamo preparati. Io pensavo molto peggio, però almeno non so se avete tenuto le domande peggiori per il fondo. No, però ho avuto un attimo di lucidità. Beh, forse adesso arriva la domanda peggiore, non lo so. Io quello che vi volevo chiedere è del nuovo album, sì, che ho ascoltato a ripetizione, devo essere sincero. Ho trovato molto molto particolari Africa e Ti ci voleva la guerra. Io adesso vi chiedo così di descrivere in 3-4 parole le due strofe principali, appunto Ti ci voleva la guerra, comunque che è la parte principale della canzone, e prova a spiegare la provincia a chi sta in Africa. Questa frase soprattutto mi ha incuriosito moltissimo. Che cosa ci sta dietro? Qual è il significato, se magari è recondito, molto molto semplice, di queste due frasi, insomma? Allora, per Ti ci voleva la guerra è assolutamente una italianizzazione, direi, di un modo di dire tipicamente friulano. Poi magari esiste anche in altre parti d'Italia. Sì, dei nonni, so. Di solito. Esatto. Cioè, ci piaceva l'idea proprio di richiamare una cosa tipica dei nonni, tipo un monito. No? Ovviamente di chi la guerra l'ha vissuta. Certo. Ecco. C'era bisogno, insomma, di della guerra per scuote. No, quando fai il viziatino, no? E allora il nonno ti dice, ti ci voleva la guerra. Sì. Chiaro, e quindi è un modo, diciamo, per dare, come dire, uno spiraglio, non voglio dire di luce, ma magari di energia ai tempi non particolarmente allegri che stiamo vivendo, che è anche forse uno dei livelli di lettura del disco, no? Sì. Un tentativo di riprendersi dalle cose che stanno succedendo. Che poi, se vuoi, anche un po' il filo conduttore anche con Africa, perché esatto, riflette fondamentalmente sulla relatività di una lamentela. Cioè, sai quel mal di vivere che trovi spesso sia in provincia che in città? È abbastanza, un po' perché anche l'Italia vive ancora molto questa dicotomia forte tra provincia e città. Sì. Per cui il bello del pezzo era anche creare una specie di matriosca tra un concetto di migrazione tra l'Italia è un paese lontano come l'Africa, piuttosto che migrazione tra province e città, e appunto il rapporto che si crea tra questi due punti che sono distanti. Chiaro, che comunque cercano di essere, pur essendo distanti, di avere un rapporto tra, cioè, di loro. Voglio dire, poi la frase, una volta che ti ho fatto questo preambolino, ma si capisce anche. È spero. Chiara poi dopo. È, no, chiaro, è già chiara. Prova a spiegare, cioè, nel senso, senti lamentare qualcuno, che palle, sono sempre qua. Prova a spiegare questo tuo malessere a uno che in realtà manco, no? La che provincia non ce l'ha, la provincia, e non sa neanche cosa voglia dire, esatto, malessere esatto, di ben altro livello. Esatto. E invece io, appunto, da fan radicata, voglio sapere adesso, avete suonato ieri al Miami, dove ve ne andate poi questa? Dove posso venirvi a recuperare? Perché io ho visto un po' dappertutto, guarda, sono una persona veramente terribile sotto questo punto di vista. Ma perché terribile? No, perché male, perché dai. Non, cioè, altre volte non ho una vita, basta, ho una certa età, ragazzi, devo mettere su ma famiglia, no, ma fare non il buttarti giro a sentire via, i dai. Concerti. Quindi dove vi troviamo? Allora, mercoledì prossimo siamo allo Sherwood Festival a Padova, bello, con bello. Lo Stato Sociale. E venerdì della settimana prossima suoniamo la nostra casa base, che sarebbe Udine. Ormai è 50% Udine e 50% Milano, però appunto Milano l'abbiamo già fatta, quindi venerdì c'è un festival che si chiama Home Page e suoniamo in questo parco a Udine. E chi suona in questo festival degli altri? Noi, solo noi. Ma solo voi, solo un festival noi. Solo voi. Cioè, a casa solo loro sono due ore e mezza. Solo noi. Bellissimo. Sì, facciamo anche le salamelle. Decidiamo noi chi qua. Suona. Fate tutto qua. Organizzate, cucinate. Spillano le birre, fanno tutto questi amanti. Tra un pezzo e l'altro spilliamo le birre. E se vediamo qualche altro furgone di qualche band che viene, gli buchiamo le cose. Via, mandarli via subito. Solo noi.
suoniamo lì. Solo che noi. Punk questi Amari. Mamma mia, pazzesco. Pessimi elementi. Bello. Va bene, io direi che io ho esaudito tutti i miei desideri. Tu hai finito? Non so tu. Io ho sempre questo piacere perché sai, voi sapete che noi siamo la radio del Politecnico. Io arrivo dagli studi di design, quindi insomma mi piace anche approfondire qualche piccolo aspetto di design. Dai, ci proviamo, dai. No, io non ci capisco niente. Tu non ci capisci nulla. No, ho trovato molto divertente la copertina dell'ultimo album con questo finto come si può dire? Questo finto fustellato. Sì, questa è una copertina un po' piegata. Pieghevole. Finto pieghevole. Chi l'ha fatta, chi l'ha pensata? Ma è così. Frutto di un brainstorming molto lungo che è durato praticamente per tutta la registrazione del disco. E noi due siamo, in realtà praticamente quasi tutta la band esce dall'Istituto d'Arte di Udine. Ah. Per cui per noi l'idea comunque di collegare la copertina alla musica e di lavorare noi stessi con le nostre mani sulla grafica è sempre un tarlo che abbiamo sempre avuto, per cui... Vi piace essere parte, insomma, sì, anche di quella che è l'immagine fisica poi del prodotto. Assolutamente, ci piace che poi negli Amari ci sia un'immagine che si può riconoscere quasi subito e speriamo appunto che anche Chilometri sia in questo filone. Rido, ma ho Dariella visto una Show, cosa, scusate. Non lo so, come il naso di un clown, esatto, cosa sta succedendo? Da quando, me, quando l'ho preso in mano che... È Dariella Patch farlo. Adams per l'occasione. Esatto. Non ci ho provato, ma vabbè. È riuscita. Grazie ragazzi, dai. Grazie a voi. Che grazie a voi. Possiamo chiudere questa intervista, siete stati veramente carinissimi e a tornare in realtà, perché già ieri eravamo. Solo per voi naturalmente. Ma è chiaro, adesso io sentivo un prurito sulla nuca e poi ho capito quando lei si è palesata che era questo il motivo per cui. Beh, in maniera molto spontanea sono venuti a trovarci, dobbiamo esatto, dire. Esatto. Va bene, grazie, grazie ragazzi. Buon proseguimento e ci si vede. Grazie. Ciao. Ciao.